Sera. Due parole per spiegarvi che nel mondo della finanza, nel mondo della banca, a fin fine non c'è granché di nuovo. Gli strumenti che abbiamo oggi erano già stati messi a punto nel Rinascimento in Italia, a Venezia, in misura minore, però, a Venezia, perché le grandi capitali finanziarie del Rinascimento erano in Toscana, prima Lucca, poi Siena, poi Firenze. E Firenze avrà fino a 90 banche, Venezia al massimo ne avrà una decina. E questo poi tra l'altro è anche il motivo per cui a Firenze si sviluppa l'assegno, perché era molto difficile comunicare da una banca all'altra, visto che ce n'erano ne tante. A Venezia invece non si useranno mai gli assegni e si, eh, gli, gli scambi verranno effettuati oralmente. Cioè il mercante veniva portato letteralmente per mano dal eh, banchiere e veniva detto quello che è eh, la cifra che doveva essere annotata sui registri contabili. Questa cosa si chiamava detta o ditta, ditta di banco. Da questo deriva la nostra parola ditta. Questo che vedete qui è eh, il cuore finanziario, il cuore commerciale di Venezia, il campo di San Giacomo di Rialto. E questa è una veduta di canaletto, ma sostanzialmente oggi è identico, non è cambiato assolutamente niente, se non che qui c'è una fontana che ai tempi non c'era, ma è rimasto tale e quale. E questo era il luogo dove si riunivano i mercanti e da questa parte, sotto, eh, tra la chiesa e questo, e questo edificio, stazionavano soprattutto i, merc i, i mercanti patrizi in toga nera, perché era obbligatorio avere la toga la, vestire la toga nera per i patrizi. Dalla parte opposta, che poi vedremo in una foto successiva, invece stavano i, eh, i mercanti genovesi, fiorentini, eh, milanesi ed ebrei, tantissimi ebrei. Non è un caso che Shakespeare abbia messo Shylock a Venezia. In nessun'altra città d'Europa ci, ci sarebbe potuto essere un banchiere, un mercante ebreo come Shylock. Eh, Riccardo Calimani, nella, nella sua storia del ghetto di Venezia, scrive che in, in alcuni giorni al a Rialto si vedevano più berrette gialle di ebrei che berrette nere di cristiani. La storia, eh, la storia delle banche Passa anche attraverso ripetuti fallimenti. Tutte le grandi banche del, del Rinascimento sono fallite, a cominciare dai Bardi e i Peruzzi a Firenze nel 1347, i Medici sempre a Firenze nel 1494 e anche Venezia non va esente. Sono una serie, di, una serie di fallimenti che cominciano all'inizio del Cinquecento, anzi nel 1499, nel 1499 fallisce il primo grande banco, il banco Garzoni e l'ambasciatore di Milano, la Tuada manda un dispaccio dicendo che è fallito il banco più grande della terra, della terra inteso della patria, della, della, della terra veneziana. E poi si susseguono una serie di fallimenti nell'anno nel, nell successivo anche con delle, così, con delle caratteristiche interessanti. Per esempio nel maggio c'è un banco importante, il Banco Lipomano, eh, si tenta un salvataggio, il, i patrizi a Palazzo Ducale stanziano un fondo di, un fondo di garanzia di 10.000 ducati, e cosa fanno poi questi che hanno votato il fondo di garanzia? Corrono a Rialto a ritirare i loro depositi. Quindi anche il malcostume <ride> origina, <ride> origina da tempi in memoria. <ride> viene salvato un altro banco, invece il Banco Pisani, e si stanzia un fondo di garanzia di 100.000 Ducati, in quel caso viene, eh, viene salvato. Siamo sempre nel, eh, nel maggio, nella primavera del 1499, ma l'anno dopo, un anno dopo il Vise eh, Pisani liquida e questa è una cosa originale: liquida il proprio banco e eh, restituisce tutto a tutti i eh, depositanti. Restituisce tutta la, tutti i fondi a coloro che avevano depositato. Eh, somme nel, mh, nel banco e i Pisani poi rimarranno una famiglia eh, una famiglia molto importante nella storia di Venezia, mentre i Lipomano usciranno dalla storia, non avranno mai più a causa di questo fallimento, eh, personaggi di prima eh, di grande rilievo nella storia di Venezia. Invece i Pisani sì, eh, il, il soprannome che veniva dato alla famiglia erano Pisani dal Banco, non a caso, e, e alcuni dei più belli edifici che sono rimasti ai giorni nostri sono dei Pisani. Il, il palazzo di famiglia era l'attuale sede del conservatorio, e la villa Pisani a Stra è forse la villa più bella e, e più ricca tra le ville che erano appartenute alle famiglie patrizie. E tra l'altro, anche questa mattina ho letto che eh, grazie al TNR è stato stanziato un fondo di eh, eh, qualche milione di euro per restaurarlo, che veramente ne ha bisogno. Alvise Pisani, prima di eh, rimborsare i eh, suoi correntisti, eh, aveva assistito alla messa, aveva assistito alla messa in questa chiesa, questa era la chiesa, la chiesa di San Giacomo di Rialto, detta San Giacometto perché è molto piccola, era la chiesa dei mercanti dove regolarmente si andavano, ma non solo a assistere a Messa, anche a parlare e effettuare delle contrattazioni. Davanti, accanto a questa chiesa c'erano gli esempi dei pesi e delle misure, perché ogni città aveva i propri pesi e le proprie misure, per cui c'era bisogno di, una, di un esempio perché ci si potesse conformare. E dietro alla chiesa c'era anche un monito, adesso vedete questa, questo è l'abside all'esterno e c'è questa, questa scritta, adesso vi leggo perché non me la ricordo a memoria, quindi ve la leggo, ed è un monito ai mercanti, intorno a questo tempio sia equa la legge del mercante, giusti i pesi e leali i contratti, perché comunque insomma era... Era bene che si rispettassero le regole e quindi veniva ricordato anche ai mercanti che, eh, insomma, dovevano, dovevano stare attenti. In realtà, poi tutto il sistema eh, si basava sulla fiducia e il. Il, um, il credito, la parola stessa vuol dire aver fiducia, e la, uh, la uh, scritta dei, eh, dei banchieri aveva, aveva, valore di, eh, aveva valore in tribunale. Cioè ave, era, eh, non era una legge, scusate, non mi viene la parola, comunque aveva valore di prova, ecco sì, scusate, non mi viene la parola, la del, le scritte nei registri contabili avevano valore di prova in tribunale e quindi questo era uh, il grande rilievo che avevano i banchieri. Ecco, questa è la parte opposta e qui una cosa, è una cosa interessante, questo è il lato dove vi dicevo si riunivano i, eh, i mercanti, diciamo così, stranieri. Eh, la, eh, gli edifici sono del 1520, perché c'era stato un grande incendio a Rialto nel 1514 che aveva distrutto tutto, per cui poi sono stati ricostruiti e quelli, quelli che vedete adesso sono del 1520. Qua sotto c'è una piccola, anzi qua si vede un pochino anche nello sfondo che sono degli edifici, c'è una piccola calle che si chiama Calle della Sicurtà e questo anche è... è Interessante perché è la calle dove è nata l'assicurazione come la conosciamo noi oggi. Anche l'assicurazione eh, è. è non, è, non si è formata a Venezia, arriva da Genova, i primi a assicurare le navi nel, nel Medioevo sono stati i genovesi, ma con una, for, con una formula differente, si chiamava di mutuo assicurativo, e poi i sensali, gli intermediari fiorentini hanno portato le assicurazioni a Venezia. Anche questo è interessantissimo vedere come fosse interconnesso questo mondo. Quindi da Genova a Venezia attraverso i Fiorentini e a, a Venezia si è sviluppato un sistema di assicurazione a premio con l'assicuratore estraneo, terzo rispetto alle parti contraenti, ed è esattamente lo stesso sistema che utilizziamo noi oggi. Assicurare una cocca veneziana nel 500. Eh, più o meno eh, aveva lo stesso, eh, si, la, si assicurava più o meno con lo stesso sistema che usiamo noi oggi per assicurare le nostre automobili. Assicurazione significava anche, assicurazione significava anche eh, conoscenza, significava anche eh, notizie. Infatti il. Uh, un, mercante, il manuale, un manuale di un famoso mercante, Benedetto Cutrulli, originario di Ragusa, oggi Dubrunic, che fu poi ambasciatore di Ragusa a Napoli, scrive proprio che gli assicuratori devono porre l'occhio alle novelle, perché certamente era importante sapere se una nave rientrava, non rientrava, se rischiava di naufragare, se rischiava di passare in un luogo dove c'era una guerra. Dove c'erano i pirati, quelli c'erano un po' dappertutto. E vi invito a riflettere sulla parola novelle da cui poi deriva news. E, e il primo periodico che noi conosciamo è proprio un foglio che si stampava eh, a rialto. Nel mio, e il, il primo esempio che abbiamo è del 1585, ma è probabile che fosse precedente, ed era un foglietto. Con i, eh, con i listini dei cambi e, e i prezzi delle merci che veniva usato per. Ehm, eh, veniva messo sui plichi, su quando venivano spediti. E questo era appunto un periodico, e, e anche lì, tra l'altro, oltre alla parola news, è anche interessante che eh, quando poi si svilupperà il sistema dei giornali. Giornali, il costo di un giornale è pari a una gazzetta che era una moneta veneziana e quindi la parola gazzetta, anche questa, viene da questa moneta che serviva per comprare un foglio di, eh, che costava tanto. Questo è un banco, una banca. Siamo Vettor Carpaccio, la, la vocazione di San Matteo. E, e sta a uh, San Giorgio degli Schiavoni, qui, una, qui a Venezia, una scuola piccola, e, e è molto probabile che, almeno così ritengo gli studiosi, che questa parte rappresenti un banco, un banco di rialto. I banchi erano molto semplici, erano, erano letteralmente, eh, si chiamano così perché era un banco, si ribaltava, quindi c'era una, una parte superiore e una parte inferiore dove si ribaltava, si ribaltava un tappeto che serviva per attutire il rumore delle monete. Questo strumento che vedete qui era uno strumento che serviva per contare le monete e il banchiere, sempre vestito riccamente, perché doveva dare l'impressione di una persona che era degna di fiducia, che quindi aveva denaro e gli si poteva accordare la propria fiducia. Questo è il Palazzo dei Camerlenghi, che è un po' la, la sede del, di quello che era il Ministero del Tesoro, della uh, Serenissima ed era anche il luogo dove venivano depositate le eh, ehm, la sera dove i banchieri privati depositavano la cassa e quindi c'erano delle delle stanze molto ben protette, questo è il Fontego dei Tedeschi. Il Fonteco dei Tedeschi è eh, il luogo dei mercanti tedeschi e dal nostro punto di vista è importante, perché prima della scoperta dell'America questo era l'hub del metallo monetario. Gran parte delle miniere d'argento stavano in territorio asburgico, venivano portate, eh, l'argento veniva portato qui e da qui veniva rivenduto alle varie zecche d'Italia. Ultima cosa, che già sono a tempo scaduto, il Ducato. Moneta, la moneta aurea veneziana, questo è il primo Ducato, 1284, questo è l'ultimo Ducato, l'ultimo d'oggi, 1797, e era molto più bello quello vecchio, non c'erano più Ducati di una volta, ma conserva sempre lo stesso peso dall'inizio alla fine, 3,5 grammi d'oro, e qua, quando a metà Cinquecento eh, lo si comincia a chiamare zecchino, la fiducia in questa moneta era tanta che noi ancora oggi utilizziamo il termine oro zecchino per, che, per eh, identificare l'oro puro. Sono andato un po' oltre, ma spero di non avervi annoiato. Ringraziamo. Ringraziamo Alessandro Marzo Magno per questo intervento, per averci fatto fare un viaggio nella storia di Venezia e per averci ricordato come Rialto di fatto abbia rappresentato... Abbia dato vita a una finanza, una finanza a sostegno dell'economia reale, a sostegno del commercio e dello sviluppo del territorio. Abbiamo sentito parlare di cassa, credito, fiducia, parole chiave che ris risentiremo probabilmente anche nei prossimi minuti. Temi appunto, che affronteremo anche nei prossimi minuti con uno sguardo al futuro, eh, in questa che è la terza tappa del rochot di cassa depositi e prestiti, realizzata in collaborazione con Sace. Eh, Salutiamo chi è qui con noi in sala, vedo una sala gremita e salutiamo chi ci sta seguendo in diretta streaming eh, sui eh, canali digitali di CDP ma anche sulle tante testate locali che ci stanno eh, trasmettendo e sono il Gazzettino, Corriere del Veneto, Nuova Venezia, Il Mattino di Padova, Corriere delle Alpi, Tribuna di Treviso. Le ringraziamo tutte per eh, darci una mano nel fare informazione sul territorio. CDP e SACE, due istituzioni distinte che eh, condividono di fatto una medesima missione di sostegno alla crescita sostenibile di imprese e territorio, due istituzioni distinte che da oggi condividono anche uno spazio comune degli uffici qui a Mestre nel complesso M9. Ehm, bene, a questo punto direi possiamo dare avvio ai lavori. Invito sul palco il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini. Applausi Buonasera a tutti. Un saluto uh, all'assessore Zuin uh, per, uh, che sostituisce uh, il, sindaco il sindaco Brugnaro, il presidente uh, Bugliesi, il presidente Carraro, la rettrice Tiziana Di Piello, uh, Alessandra Ricci. Scusi, il sindaco di Treviso, nonché il presidente De Lanci Conte. Uh, è 170 anni che Cassa si occupa di finanza. Non andiamo indietro come ai tempi del Rinascimento, come ci ha raccontato lei, però il tema della conoscenza rimane cruciale. Il tema della conoscenza si evolve nel tempo intorno a delle meccaniche di finanza che da un certo punto di vista, come lei ci dice, non sono cambiate ed è in fondo questa necessità di conoscenza che unisce uh, gli attori, gli imprenditori, le istituzioni e i territori che ci portano a essere qua. Uh, per 170 anni la Casa è stata un'istituzione uh, centralizzata, romana. Uh, abbiamo capito che essere presenti uh, è un grande valore aggiunto. Uh, scusami Alessandra, non ho, ti ho salutato all'inizio, visto che siamo insieme in, questa, uh, in, in questo luogo. Uh, e avere questa conoscenza permette di unire i tre elementi, quindi le imprese, le amministrazioni pubbliche uh, e le risorse uh, finanziarie. E essere vicini significa poter dialogare di più. E anche nell'era digitale dialogare di persona è importante. Uh, come è stato detto questa è la terza tappa uh, di questo 2022, uh, peraltro in, uh, in Veneto siamo già presenti a Verona, uh, abbiamo uno spazio CDP a Padova, altro segno di un legame forte che unisce l'attività di Cassa uh, alle fondazioni. Uh, ma questa conoscenza reciproca ci permette di fare di più e meglio uh, e i dati dimostrano che dove noi siamo presenti uh, il volume di cose che riusciamo a fare uh, cresce. Quindi uh, Venezia Mestre uh, si apre in un momento molto importante, un momento di sfide. Uh, che sono dettate dal PNRR, la transizione energetica e digitale, uh, sono dettate dal PNRR ma in realtà le sentiamo tutte come una naturale evoluzione delle cose che devono esserci. E uh, in un momento ancora più complicato, derivante da quello che sta succedendo uh, sul mercato delle materie prime, uh, con la tragedia della, del conflitto ucraino e con la variante Omicron che continua a essere un campanello d'allarme del periodo difficile che abbiamo vissuto. Quindi essere qua per noi significa voler essere ancora più efficaci per le imprese e le amministrazioni e auspicabilmente intercettare quelli che sono Uh, i bisogni del territorio in, in un modo ancora più efficiente. Uh, che questo sia un contesto di riferimento importante lo sappiamo, non, uh, non vi annoio con uh, uh, statistiche. Noi siamo tradizionalmente presenti e l'amministratore delegato darà molti più dettagli di me uh, dal punto di vista del numero delle imprese che serviamo dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni, delle infrastrutture e il settore immobiliare. Il settore immobiliare che voglio uh, citare specificatamente perché per quello che riguarda le pubbliche amministrazioni, il modo in cui noi lo intendiamo, cioè la rigenerazione urbana, uh, lo sviluppo del, dei cosiddetti mercati delle 3 S, il social housing. Lo student housing e il senior housing sono dei pezzi importanti delle politiche urbanistiche e di sviluppo che le amministrazioni hanno. Siamo qui per favorire la crescita, siamo qua per favorire l'innovazione. Da questo punto di vista ritorna ancora il tema della conoscenza. Vogliamo dare prodotti che hanno radici antiche ma in modalità diverse, in modalità nuove. Uh, vogliamo aiutare le imprese e le amministrazioni a diversificare la loro raccolta oltre ai mercati pubblici, oltre ai mercati bancari con quello che uh, possiamo fare noi. Con le amministrazioni abbiamo un rapporto storico perché la Cassa nasce come uh, banca delle pubbliche amministrazioni. Uh, e, uh, ma, ma devo dire che molto rapidamente uh, abbiamo aggiunto il tema delle... Uh, imprese delle infrastrutture uh, al nostro paniere di uh, offerte. Ancora ciò che abbiamo fatto uh, sul territorio veneto uh, ci terrebbe occupati uh, per, molto, per molto tempo, alcuni di voi già lo conoscono, lo student housing, uh, 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 tanto per citare pochino, alcuni esempi, a Cafoscari, Uh, sempre nel campo dell'educazione, h Farm, uh, che è qui vicino a Roncade, social housing in altre province venete, uh, ma la conoscenza è anche proiettata in iniziative nuove come la Scuola Italiana di Ospitalità che abbiamo fatto insieme uh, a Ca' Foscari. Uh, in un momento in cui non si parlava di bisogno di personale come oggi per quello che riguarda il settore del turismo e che è una delle cose in cui forse ci abbiamo visto giusto uh, e che sta dando dei bellissimi risultati. Uh, quali sono le prossime sfide? Mi avvio a, a, a concludere. Abbiamo, ho citato il tema uh, dell'energia, uh, che si porta presso il tema dell'inflazione. Uh, alcuni giornalisti ci hanno chiesto... Uh, che cosa stiamo facendo noi come Cassa, visto che il risparmio postale è il nostro uh, grande polmone uh, e ovviamente stiamo rispondendo alle sfide del mercato, ma due uh, cose che voglio citare guardando al futuro sono particolarmente importanti secondo me eh, uh, e sono l'innovazione e la sostenibilità. Uh, e sull'innovazione voglio dire solo questo. L'innovazione non è un fenomeno solitario, non è solo il, la mente geniale che nel proprio garage inventa una cosa straordinaria, è un circolo virtuoso che riguarda le istituzioni, che riguarda la ricerca, che riguarda le imprese. Noi siamo qua anche per cercare di facilitare questo dialogo e fatemi dire, in questo Paese abbiamo tutte le condizioni per avere eccellenze, bisogna che ciascuna delle tre parti si renda conto che senza le altre due da soli non si va da nessuna parte. E questo secondo me è un, un aspetto cruciale. Noi siamo qua attraverso la nostra SGR di Venture Capital per fare belle cose, abbiamo acceleratori, uno l'abbiamo annunciato, altri sono in fase di ricerca, abbiamo delle iniziative di trasferimento tecnologico, anche qua alcune già presenti e altre uh, in fase di studio, scusatemi, di ricerca di studio. Noi vogliamo essere attori protagonisti di, uh, di questa parte, abbiamo bisogno che le tre parti ci aiutino in questo, perché se ciascuno si ferma la ricerca perché la ricerca è pura, le istituzioni perché... La ricerca è l'innovazione complicata, le imprese perché in fondo non c'è un ritorno immediato. Ecco, se ognuno rimane con questi paraocchi noi non riusciremo a mettere a terra tutto il nostro potenziale. Sulla sostenibilità parlando a, 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 a fianco di un ecosistema così delicato come la Laguna non ci sarebbe, non c'è nulla da aggiungere, però Uh, fa parte di quelle cose che oramai sono da fare, è giusto per uh, il, nostro, uh, il nostro futuro, ma è giusto anche per i nostri figli. Uh, la cassa, come sentirete da Dario Scannapieco, oramai fa della sostenibilità un asse portante uh, della propria attività. Insomma, tante cose da fare insieme, siamo orgogliosi di essere qua uh, e sicuri che la nostra presenza aiuterà. Uh, questo posto meraviglioso a crescere ancora di più. Grazie. Grazie. Ringraziamo il Presidente Gorno Tempini. Oggi siamo ospiti del Museo del Novecento di Venezia Mestre, un luogo che racconta lo sviluppo dell'Italia dai primi del Novecento ad oggi, spaziando dalla tecnologia alla medicina, dall'industria al design, fino all'evoluzione della quotidianità delle famiglie italiane. Un luogo che da oggi si arricchisce anche delle competenze, come detto, di degli esperti, direi competenze anche della passione, dell'impegno degli esperti di CDP e di SACE che animeranno l'ufficio che sta, insomma, è situato a pochi metri da qui. Eh, siamo ospiti quindi di un complesso delle M9 che è un esempio di riqualificazione urbana importante. È con noi ovviamente il presidente della Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi. Prego. Applausi. Buonasera a tutti e benvenuti. Giovanni ha già fatto i, i, però mi rivolgo Presidente, Amministratore delegato, Dottoressa, Presidente, Sindaco, Assessore, Rettrice. E per me è davvero un piacere accogliere oggi questo, questo evento e salutare l'ingresso di NDCDP e SACE. Vi do il punto di vista, il Presidente Contepini ha dato ampia illustrazione della... della la presenza di, di casse, depositi e prestiti uh, qui sul territorio. Lo conosciamo, l'abbiamo sperimentato e, e, e lo viviamo tutti i giorni. Ma l'ingresso qui per noi, per la Fondazione eh, di Venezia, ha un significato particolare. Questo è un progetto che la Fondazione di Venezia ha voluto e ha sostenuto con grande impegno, con fini e scopi che in fondo, molto in piccolo, però condividono molti dei punti che sono stati citati nell'intervento precedente. È un intervento di rigenerazione urbana eh, che ha recuperato un'area che era lasciata a se stessa e l'ha riportata uh, in vita e alla, alla disposizione della, della cittadinanza, del territorio, con, uh, con un progetto di grandissima qualità dal punto di vista uh, dell'architettura, multipremiato in Europa e nel, e nel mondo. È un progetto che sta crescendo e questo di oggi è un passaggio particolarmente importante, in un connubio, in una sintesi che abbiamo voluto cercare e continuiamo a cercare con insistenza tra la cultura e la, il racconto della, della storia dell'Italia del Novecento uh, e la missione che, che la Fondazione ha nella sua, nella sua natura, che è quella di promozione del, del territorio, delle, delle comunità del territorio. Sfruttando quel capitale relazionale che la Fondazione porta con sé, eh, per creare sintesi, dialogo tra le diverse forze, l'università, il mondo produttivo, le associazioni, l'associazionismo, il volontariato, il terzo settore, tutti i segmenti della, 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 della nostra cittadinanza, delle nostre comunità. Eh, il Museo del Novecento. Eh, è oggi un, 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 una realtà importante, il più grande, eh, la più grande rappresentazione della, della, della nostra storia, è stato citato, della, della, della cultura materiale, della storia materiale del paese, del, del recente passato, con la sua installazione permanente, molto innovativa per, per le modalità in cui questa con cui questa storia viene raccontata, a cui oggi stiamo eh, affiancando un nuovo racconto, che è il racconto della cultura materiale del paese, eh, con grandi mostre che raccontano lo sviluppo industriale, lo sviluppo eh, nell'arte nella, nell della cucina, del gusto, l'evoluzione del paesaggio e lo stesso eh, per, per il territorio con, con un raccolto del, del, del design, dei tessuti, di nuovo del paesaggio locale. È un, un, un museo che come, come, come nella natura di un museo vuole darsi delle ambizioni. Eh, Alte, di essere un riferimento nazionale e internazionale per i temi che intende svolgere, ma è anche un luogo che cerca, è un, è un motore, un, un centro culturale che cerca un, un costante contatto con i cittadini, le, le realtà associative e col, col mondo, e col mondo che, in cui, in cui, di cui fa parte. E il, il chiostro, è il luogo dove, dove oggi uh, si insediano SACE, CDP e SACE. È in un dialogo naturale con questa realtà museale. In quel, quel luogo l'abbiamo voluto. L'abbiamo pensato e lo stiamo sviluppando come un luogo dell'innovazione che accoglie gli attori, i soggetti che dell'innovazione sono, sono gli interpreti. Noi conosciamo benissimo, ci sono stati appena raccontati, i vari segmenti di intervento di CDP. In qualche modo in piccolo, molto in piccolo, ma gli stessi soggetti, gli stessi segmenti sono quelli che cerchiamo di intercettare: le imprese, le start-up, i giovani, gli elementi dell'innovazione, i soggetti di innovazione e dell'inclusione dell sociale. Quindi in sostanza, dove voglio arrivare è che trovo tanti elementi di, di coerenza nell'ingresso di, di CDP e SACE nel nostro mondo, lo accolgo per questo con grande, con grande favore, con grande gioia, ringrazio per, per averci scelti, eh, con l'auspicio che questo sia un momento in cui eh, possiamo iniziare un percorso di, di collaborazione, in cui come fondazione è naturale... Eh, braccio operativo per certi versi braccio di contatto con il territorio per, per CDP possiamo svolgere il nostro ruolo di nuovo attivando quel capitale relazionale di cui siamo portatori e che, e che mettiamo a disposizione dei, dei nostri nuovi compagni di viaggio. Grazie davvero per, per, per essere qui oggi a tutti voi e, e, e a CDP che ci ha scelti. Grazie. Ringraziamo il Presidente Bugliesi. A questo punto eh... Diamo un, un esempio di quello che CDP può fare per il territorio, lo vediamo in un video. Venezia esce da questa pandemia, come tutte le città d'arte, con tante difficoltà. È una città basata sul turismo, però c'è anche tanta attenzione ai nostri cittadini. Ed è proprio l'attenzione verso i nostri cittadini che ci ha spinto a realizzare due opere importanti. Una è l'acquisto del teatro Tognolo, che dà la possibilità a tutti quanti i nostri cittadini di socializzare e di stare insieme. L'altro, invece, è un impianto sportivo degli Arcieri del Lido: un impianto bellissimo, un impianto a norma anche per la disabilità e per l'inclusione. Nel caso del teatro Tognolo con cassa depositi e prestiti abbiamo acceso un mutuo di 5.800.000 euro. L'impianto degli arcieri del Lido è un'opera costruita attraverso un mutuo di circa 410.000 euro. Il Comune di Venezia nel prossimo futuro ha diversi obiettivi da raggiungere. E abbiamo bisogno di un partner come Cassa Depositi e Prestiti che non solo ci stia vicino dal punto di vista economico-finanziario, ma che sappia consigliarci con i suoi professionisti per fare le scelte migliori per cercare di raggiungere questi obiettivi. Bene? Abbiamo visto veramente due esempi, eh, due delle migliaia di operazioni che eh, CDP eh, fa sul territorio con eh, comuni grandi, in questo caso era il comune di Venezia, ma con comuni medi, piccoli, eh, da nord a sud. Eh, lo avete visto nel video, l'abbiamo anche qui oggi, invito sul palco l'assessore al bilancio del comune di Venezia, Michele Zuino. Salve a tutti, bello vedersi così, in diretta. Un saluto e un benvenuto nella nostra città. Porto i saluti del Sindaco Luigi Brugnaro e di tutta l'amministrazione comunale. Siamo molto soddisfatti dell'apertura di questo ufficio appena inaugurato nella nostra città, di Cassa Depositi e Prestiti e di SACE. Due importanti soggetti istituzionali che stanno sempre più integrando i propri servizi. Penso che mai come ora gli enti locali abbiano bisogno di soggetti come voi al loro fianco per affrontare le sfide che ci si pongono di fronte. Noi, come dicevo, siamo usciti da una pandemia e da un momento storico tremendo. Perché penso che Venezia, non perché sono veneziano, ma perché è vero, più di altre città abbia sofferto questa pandemia. Perché una città che bene o male, eh, nolenti o volenti, vive molto di turismo e il blocco totale del turismo ha portato dei danni incredibili. Però con la costanza, insieme anche al, diciamo, al collegamento che ci sono stati con altri sindaci, ci trovavamo a fare delle riunioni di emergenza per darci una mano, ne siamo e ne stiamo uscendo. Noi poi avevamo avuto anche nel 2019, al novembre 2019, la cosiddetta seconda acqua grande, per cui una, una, un evento eccezionale che aveva già messo in ginocchio la città e stavamo pian piano cercando di venirne fuori e poi è arrivata la pandemia. Per cui c'è bisogno a Venezia di investire, c'è bisogno a Venezia di avere partner come voi. E penso che l'intero sistema Italia abbia bisogno nei prossimi mesi, come diceva poi anche il Presidente, di potersi integrare e trovare le migliori soluzioni per adempiere ai compiti che ci, si pone, che ci pone il Governo e il Parlamento sulla grande opportunità che si è aperta a livello europeo dopo la pandemia. Abbiamo bisogno di farci trovare pronti tutti, dico tutti, e la vostra opera di consulenza e sostegno può ricucire le eventuali diversità che si possono trovare all'interno del nostro Paese. Siccome abbiamo parlato di sfide, ecco quindi che la sfida è non solo nostra come enti locali, ma la sfida è anche vostra per tenere alto il nome dell'Italia in tutti i contesti di competenza. Ancora grazie e un rinnovato saluto a tutti quanti. Grazie ancora. Grazie Assessore. Um. Ora eh, entriamo nel cuore del, dei nostri lavori e per farlo ci soffermiamo su qualche numero rappresentativo delle leve di sviluppo della Regione Veneto. Lo facciamo con Lara Togni, economista di Cassa Depositi e Prestiti, che invico, invito sul palco. Buonasera, è un piacere per me essere qui questo pomeriggio. E il mio compito sarà un po' quello di introdurre il dibattito che, che seguirà questo intervento e lo farò principalmente cercando di mettere in fila eh, quelle che mh, possiamo ritenere le leve per lo sviluppo, uno sviluppo che vedremo essere necessariamente sostenibile per la Regione Veneto nel prossimo futuro. Inutile dirlo, lo sappiamo tutti, lo hanno ribadito pure nei precedenti interventi, questi due anni hanno messo alla prova il tessuto economico italiano, tessuto economico italiano, quindi parliamo di nord-est e parliamo anche della regione in cui ci troviamo quest'oggi. La pandemia e poi più recentemente il conflitto russo-ucraino che ha scatenato delle pressioni già forti dal lato dei prezzi e dal lato dell'approvvigionamento delle, delle materie prime. Tutti fattori che sono eh, ancora più importanti in quelle economie, in quegli territori che sono basati su una specializzazione eh, industriale, manifatturiera. E numerose sono quindi anche le sfide dal punto di vista delle transizioni, la transizione energetica, ecologica, non parliamo di quella digitale. Tuttavia è vero anche che il Veneto, e ce l'ha dimostrato in numerose eh, forse tristi occasioni, parliamo per esempio della crisi finanziaria, eh, parliamo del primo, se possiamo chiamarlo così, post-Covid, in realtà il Veneto ha dimostrato di avere eh, una capacità di resilienza molto forte, di saper ricominciare a crescere molto presto e di farlo con dei tassi di crescita che sono relativamente più... Eh, elevati rispetto ad altre realtà e questo ce l'hanno dimostrato anche i più recenti dati di Banca Italia relativi eh, alla crescita del PIL nel 2021. E quindi oggi ancora più che mai quali sono eh, queste leve, quali sono questi ingredienti eh, per la crescita, per lo sviluppo sostenibile della regione Veneto? Avremmo potuto parlare di, eh, di molte cose. Qua, eh, alle, nella slide alle mie spalle ne vedete solamente eh, tre. La prima leva è certamente l'apertura verso l'estero, e quando parliamo di internazionalizzazione, non possiamo non parlare eh, dell'export, eh, che ha registrato un aumento del 17% nel 2021 rispetto all'anno precedente. Con il Nord-Est complessivamente, che conta quasi un terzo del valore dell'export italiano, e il Veneto ne rappresenta una buona, una buona quota parte. Internazionalizzazione, citato anche questo eh, molte volte, il turismo, eh, storico fiore all'occhiello della, della regione. Ricordiamo a tutti che il Veneto era la prima regione in Italia nel 2019, quanto. Ehm, a flussi turistici, quindi presenze turistiche, e la sesta in Europa. Eh, è vero, abbiamo avuto il lockdown, abbiamo avuto la pandemia, ma eh, diciamo i dati sul 2021 ci fanno ben sperare, con un aumento del 50% delle presenze turistiche, e con la Regione Veneto, la seconda regione in Italia per aumento a presenze turistiche nel 2021. E passiamo alla seconda leva, la manifattura e le filiere, le filiere i distretti. Il Veneto, sesta regione in Europa per produzione manifatturiera, produzione manifatturiera che l'anno scorso è un aumento del 16,6%. Nonché seconda regione in Italia per, per numero di campioni distrettuali, ehm, che, che cosa significa? Per numero di aziende in grado di fare da leader, da trainare un'intera eh, filiera. E in Veneto l'anno scorso, nel 2021, ne abbiamo contate ben 208. Da ultimo l'innovazione e la transizione verso il 4.0 come strumento fondamentale eh, per la transizione e per raggiungere gli obiettivi di, di sostenibilità eh, dettati a livello europeo, a livello italiano e quindi anche eh, regionale. Um, alcuni dati da survey eh, ci fanno vedere come il 50% delle aziende venete abbia già adottato e investito almeno una delle tecnologie necessarie per la transizione 4.0. E infine la Regione Veneto risulta essere terza regione in Italia per numero di richieste di brevetto europeo quindi presentate all'European Patent Office nel 2021. Questo a testimoniare e con questo concludo il mio intervento, la vivacità del tessuto economico, delle imprese e degli imprenditori diciamo, della regione che hanno dimostrato nel tempo una grande capacità di adattamento ma soprattutto che hanno saputo investire per innovarsi e siamo sicuri che questo aspetto ha favorito la resilienza della regione in passato e continuerà a farlo nel prossimo futuro. Grazie. Grazie, insomma un ruolo di primo piano del Veneto nel mondo imprenditoriale e una regione appunto che è terra di grandi imprenditori. E se parliamo di figure esemplari dell'imprenditoria veneta non possiamo, ci riesce difficile non ricordare un illustre imprenditore che tra l'altro ha dimostrato come profitto, welfare, sostenibilità possano non solo convivere in un'azienda, Proficuamente, fruttuosamente, ma anche eh, divenirne venirne eh, cri fattori critici di successo. Ovviamente sto parlando di Leonardo Del Vecchio a cui va il nostro ricordo, <ride> bene. A questo punto, eh, Lara Togni, nostra economista, eh, ci ha fornito alcuni spunti interessanti per la discussione che animeremo nei prossimi minuti. Eh, parleremo degli strumenti, delle risorse che CDP e SACE mettono a disposizione di imprese e amministrazioni pubbliche. Invito quindi sul palco l'amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco. Prego. Alessandra Ricci, amministratore delegato di SACE. Grazie per Uh, Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, Tiziana Lippiello, rettrice dell'Università Ca' Foscari e Mario Conte, presidente di ANCI Veneto. Bene, um, partiamo da Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, l'abbiamo visto nel. Nel video su Venezia, sul Comune di Venezia, un esempio della capacità di intervento di CDP. Quali sono gli strumenti e le attività più rilevanti per gli enti della pubblica amministrazione? che appunto CDP dedica agli enti della pubblica amministrazione e quale impegno CDP si prende per sostenere lo sviluppo infrastrutturale? Bene, intanto eh, non so se mi sentite. Ecco, sì. ecco. No, intanto, grazie alle persone che sono venute qui e anche grazie a chi è collegato in streaming. Ma un po' di numeri per dire quella che è stata la presenza. Negli ultimi tre anni oltre 3 miliardi di risorse impegnate, 13.200 imprese servite nel, nel Veneto, oltre 160 comuni ed eh, enti eh, locali che sono stati eh, serviti da, da cassa, depositi e prestiti. Quindi un impegno, un impegno importante per una regione che, che abbiamo visto, come ha detto Lara, è una regione. Che costituisce uno dei motori dell'Italia, in particolare quando parliamo dell'export, probabilmente uno di quelli più dinamici. E oggi è importante questo, questo incontro perché Cassa, lo dico spesso, viene sempre battezzata, viene sempre nominata la Cassaforte dello Stato e la Cassaforte è una cosa ferma, immobile. Invece, questo è un segnale del fatto che Cassa vuole essere vicino, vuole essere molto, molto vicino alle imprese. Ai, ai, ai comuni, agli enti locali, come diceva l'assessore, essere a fianco quando si ragiona sulla progettualità. Fortunatamente siamo in una regione in cui la progettualità è buona, a differenza di altre regioni italiane, in cui si possono realizzare molte infrastrutture e, e sappiamo di essere molto presenti. Lei ha citato alcune opere, ricordo l'Interporto di Padova, ma altre opere che sono state fatte. Quindi il messaggio importante di, questa, di questo incontro è proprio il fatto che vogliamo essere vicini la prossimità è un valore perché la fiducia è più complicato diciamo costruirla a distanza e uno degli elementi è proprio guardarsi negli occhi sedersi dalla stessa parte del tavolo e ragionare sulle cose che si possono fare insieme venendo al, al rapporto con le imprese lo citava prima Giovanni noi siamo presenti in tutti gli stati di vita di un'azienda da quando nasce, da quando si concepisce un'idea, lavorando insieme per esempio ad altre istituzioni europee, da quando intervengono i business angels, da quando interviene il venture capital, nelle fasi successive, quando intervengono i fondi di private equity, finché le aziende non sono pronte per andare da sole sul mercato. E questo è un, è un commitment eh, che vogliamo rinforzare appunto cercando con delle persone che saranno qui nei nostri uffici di farci conoscere, di andare a scovare quelle imprese che ancora non conoscono i prodotti di cassa. E per quello che riguarda invece gli enti locali, i comuni dal punto di vista del, e ovviamente la regione, da, per quello che riguarda le infrastrutture siamo stati presenti in grandi opere e continueremo ad esserlo, ma poi vogliamo sviluppare anche una parte di advisory, dicevo la progettualità è buona, ma molto spesso possiamo mutuare esperienze fatte in altre regioni e portare qui anche eh, quello che abbiamo imparato e metterlo a disposizione proprio per lavorare insieme per fare delle opere ancora di maggiore, di maggiore impatto. L'occhio è sempre alla sostenibilità, alle sfide del cambiamento climatico. Ricordo tra le tante operazioni, eh, quelle fatte qui, con, eh, su, su, su una serie di utility attive nel settore dell'acqua, i cosiddetti Bond, nel consorzio Viveracqua: quindi ancora una volta proteggere e tutelare le risorse naturali per farne un uso efficiente e servire meglio i cittadini. Ecco, uno sforzo a 360 gradi che Cassa vuole fare senza lesinare risorse. Dico una delle, quando, quando visito questi uffici dico che la mia speranza è venire qui e trovarli vuoti, che vuol dire che le persone sono in giro a farsi conoscere per poi tornare qui la sera a fare il punto della situazione, parlare con Roma e sviluppare insieme quei prodotti che possono essere più utili per servire meglio le esigenze del territorio. Bene, abbiamo parlato degli strumenti che CDP mette a disposizione delle imprese. Alessandra, a te chiedo eh, cosa può fare SACE, che tipo di soluzioni assicurativo-finanziarie può SACE mettere a disposizione delle imprese e del territorio? Intanto. Ecco. Intanto grazie anche per essere qui, eh, e averci dato questa possibilità di parlare direttamente alle persone che sono oggi in sala e quelle che sono in streaming alle autorità e a tutte le persone oggi presenti. Allora, Sace è a, me, a, me, a Venezia Mestre dal 2004 e mi è sembrato diciamo, importante, diciamo, una cosa che non sapevo, quello che ha detto il professore, sul tema di Cael della sicurezza. Eh, è bello pensare che in realtà è uno dei nostri avamposti, che è stato uno dei primi che noi abbiamo aperto sul territorio, si è iniziato proprio laddove l'assicurazione è nata, non lo sapevo, quindi è importante anche in questi momenti perché... Non solo si dicono cose, ma si imparano cose. E, e anche il tema dell'assicurazione, come conoscenza. Il tema della conoscenza è fondamentale ed è una conoscenza che, come sa, abbiamo messo sempre a disposizione. Perché, per fare assicurazione, uno deve conoscere, deve conoscere i paesi, deve conoscere i rischi che assume, deve conoscere le opportunità e del fatto di conoscere, ne abbiamo fatto un nostro punto di forza nel dire questa conoscenza non deve rimanere solo all'interno di SACI, ma deve essere data e deve essere data gratuitamente. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso la nostra RISMAP, dove andiamo a evidenziare quelli che sono i paesi eh, più difficili, quelli più facili, dove ci sono delle opportunità settoriali, andando a evidenziare quelli dove ci sono possibilità di investimenti esteri che sono più fruttuosi per le aziende italiane ma anche e soprattutto, ed è una cosa che abbiamo sviluppato nell'ultimo periodo, andando ad investire in education, quindi education nel tessuto, soprattutto le piccole e medie imprese, perché se mi ricollego a quello che ha detto la collega molto bene, eh, l'economista Togni, è fondamentale andare verso tre linee direttrici. Le tre linee direttrici sono l'esport, l'abbiamo visto, sono l'innovazione tecnologica, fare investimenti in Italia. E l'altra parte è la sostenibilità. La cosa importante è che in tutte queste tre direttrici SACE è presente. L'export è chiaramente da dove siamo partiti, è ciò che conosciamo meglio, è il nostro cuore, da cui siamo, abbiamo fondato i nostri prodotti nell'accompagnare le aziende nei loro processi di internazionalizzazione e di export in, in più di 300 paesi nel mondo. E quella conoscenza che abbiamo acquisita in questi paesi la rimettiamo a disposizione delle imprese. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, nuovamente fare un processo di internazionalizzazione non è una cosa semplice, perché esportare è il primo passo con cui un'impresa si affaccia e lì possiamo mettere a disposizione alcuni prodotti. Sull'internazionalizzazione, utilizzando anche quella che è la nostra rete estera di presenza sul territorio internazionale e non solo di presenza sul territorio domestico, per poi arrivare al tema della sostenibilità, ma soprattutto degli investimenti, e quello che diciamo. È importante ricordare e sono molto diciamo, contenta oggi di essere qui perché lo stare insieme è, fatta, è, un, qualcosa, è un valore che va preservato e che, su cui bisogna costruire perché lo stare insieme porta a relazione. Dall'interscambio fra le persone che devono andare in giro per il territorio e la sera si ritrovano in questa sede nascono nuove opportunità. Quelle nuove opportunità non sono opportunità di business per SACE o per CDP, ma sono opportunità di business che nascono per le aziende, perché solamente standovi ad ascoltare e riportando indietro e confrontandoci fra di noi potremo in, imparare sempre di più come potervi essere d'aiuto. E proprio con questo spirito l'ultima cosa che abbiamo fatto, abbiamo lanciato un progetto di... Uh, eco design, ovvero di design insieme di quelli che potrebbero essere i prodotti del domani. È un primo esperimento pilota che abbiamo fatto tre settimane fa coinvolgendo alcune delle imprese, alcune anche del territorio del Triveneto e su quella base sono venute fuori delle idee che probabilmente riusciremo a mettere a frutto nell'autunno nell nell prossimo. Per quanto riguarda i dati, mi piace ricordare che negli ultimi, diciamo dal 2021, che prendiamo un po' come anno spartiacque in considerazione anche de del Covid, con le nostre attività abbiamo raggiunto circa 7.700 progetti e questi hanno generato contratti, investimenti, ehm, nuove realizzazioni per circa 9 miliardi. Quindi questo è l'impatto con cui ci piace misurare le attività che SACI ha fatto. Mi piace anche ricordare un'altra cosa, uno degli strumenti che mettiamo a disposizione a supporto dell'internazionalizzazione dell'export delle imprese è la push strategy. Che cosa facciamo? Facciamo garanzie su finanziamenti in favore di debitori esteri, con la fondamentale convinzione che mettere in connessione i debito grandi debitori esteri con le imprese italiane sia il modo fondamentale con cui far crescere l'export e la capacità di internazionalizzazione delle imprese. Ma non finisce lì, quello che è venuto dopo è l'organizzazione di eventi di matchmaking fra aziende italiane e le aziende estere a cui abbiamo fatto questi finanziamenti. E mi piace ricordare che delle aziende del, del, del Triveneto circa 500 sono quelle che hanno partecipato a questi eventi di matchmaking e da questi eventi di matchmaking sono scaturite nuove opportunità. 35 di queste aziende che hanno partecipato, chiaramente l'onda diventa lunga, va misurata nel tempo, hanno acquisito nuovi contratti. Grazie al fatto di averle fatte incontrare con nuovi debitori esteri, compratori in quel caso, che non avrebbero avuto l'opportunità di incontrare se non attivando questi eventi. Per cui, ritornando, noi siamo qui sul territorio insieme a Cassa per continuare a favorire quella che è la vostra crescita, ed è la nostra crescita, perché diventa la crescita del Paese sia a livello internazionale che domestico. Bene, quindi insomma è un fare sistema evidente. Un concetto chiave, fare sistema. Abbiamo il CDP, abbiamo SACE, c'è il sistema bancario che è un altro partner fondamentale nel nostro lavoro quotidiano. Diamo la voce alle imprese che poi eh, utilizzano i nostri servizi ogni giorno. Quindi, Presidente Carraro, a lei chiediamo quali sono le esigenze oggi in questo scenario delle imprese e che cosa si attende da CDP e SACE. Una voce. È aperto il microfono? Credo di sì. sì. No, ecco, adesso forse è aperto. Ok, Ecco, perfetto, adesso mi sento anch'io. È una voce molto preoccupata quella delle imprese eh, Venete, eh, ma innanzitutto lasciatemi ringraziare i vertici di CDP, di, di SAC, eh, abbiamo bisogno di voi, è molto apprezzato oggi questa, eh, questo momento, questa giornata, essere qui proprio all'interno del sistema produttivo, eh, produttivo Veneto. Uh, in un periodo particolarmente complicato per le nostre aziende, per la nostra eh, prospettiva, eh, non solo secondo me eh, della nostra regione, ma anche un po' del nostro, del nostro, eh, del nostro paese. Uh, non è una novella che ci stiamo avvicinando a tempi particolarmente, particolarmente duri. Eh, ci sono tutti gli ingredienti eh, per arrivare a un settembre che sarà eh, un autunno che sarà caldo, eh, ovvero peggio freddo, ma freddo perché eh, mancherà, eh, mancherà il, eh, il gas, perché di questo si sta parlando anche oggi nel nostro... E nel, nostro, e nel nostro paese. Uh, però noi dobbiamo arrivare attrezzati anche perché abbiamo avuto delle esperienze eh, siamo abituati e dal 2008 2011 la pandemia quindi e, e oggi vediamo l'arrivo, sono questi nuvoloni da lontano che si stanno radunando insieme, poi voi vedete eh, nel radar meteo quando arrivano le tempeste c'è sempre un nucleo di solito rosso scuro dove c'è il, il, il centro della tempesta può essere che non saremo colpiti proprio nel centro ma qualche cosa, eh, qualche cosa arriverà e allora in questo momento eh, mai come ora abbiamo bisogno comunque di pensare alle nostre aziende di pensare a, a, a consolidare quelle che è la nostra economia, consolidare quelli che sono i nostri eh, i, i, i nostri capitali e continuare comunque la crescita perché noi abbiamo comunque delle prospettive di crescita che sono date dai nuovi mercati che si stanno comunque eh, sempre aprendo e dalle prospettive di crescita anche che sono date dal reshoring perché anche il reshoring non è una novella perché ci sono molte imprese soprattutto in ambito di reverticalizzazione dei propri asset produttivi che stanno portando a casa anche eh, e filiere molto, molto importanti e, e soprattutto in questa eh, regione, che era stata negli anni campione anche nell'andare eh, nell così a insediare nuovi siti produttivi eh, ehm, all'estero. Io e la dottoressa lo sappiamo bene perché abbiamo lavorato tanti anni fa in un importante progetto eh, per, il, per il mio gruppo eh, con l'apertura di un grande stabilimento in, eh, in India. Eh, ora rimarrà comunque quella visione, ma abbiamo bisogno anche di eh, avere dei partner affidabili che ci aiutino in questo percorso eh, di, eh, di, di, eh, di reshoring. E ehm, uno dei partner più affidabili in questo, momento secondo me anche per il track record di quello che ha fatto CDP nel paese ha fatto anche col Veneto può essere sicuramente eh, il, gruppo, eh, il gruppo CDP eh, andando ad evidenziare andando a lavorare soprattutto sulle filiere con la volontà con la necessità di fare crescere queste, eh, queste filiere è una terra eh, nata sul piccolo e bello Uh, non tutti hanno interpretato il piccolo e bello come momento transitorio per diventare grandi, l'ha fatto però molto bene Leonardo, Leonardo del Vecchio. Ecco, è questo oggi il momento particolare dove un gruppo importante come CDP deve essere, deve essere presente, anche aiutando. E forzando perché molte volte ci vuole la forza, ehm, aggregazioni di imprese. E questo qui soltanto eh, un gruppo molto grande può avere la leva per fare lavorare, eh, per fare lavorare tutti, eh, eh, tutti insieme. Uh, quindi benvenga, eh, benvengano questi strumenti che nelle tecniche nell ci hanno spiegato molto, eh, molto bene. Ma eh, benvenga anche questo. E questo ruolo di cdp uh, che mh, mh, io vorrei vedere molto frequentato l'amministratore delegato ha detto poco frequentato vorrei vedere molto frequentato dei vertici uh, noi oggi abbiamo bisogno che i vertici ovvero chi e pensa e chi decide viva e conosca bene il nostro eh, territorio. Eh, è stato per fortuna o per sfortuna terra di conquista eh, questo territorio da parte di grandi gruppi eh, bancari che però hanno portato eh, le decisioni fuori, eh, fuori dalla regione. Abbiamo bisogno, e lo dovremo fare noi imprenditori, lo dovranno fare le istituzioni anche, l'educazione come le università e le amministrazioni pubbliche di riportare ed aiutare i vertici a riportare come centro decisionale della finanza uh, non più uh, e non solo Milano ma anche che, questo, uh, che questa città sia centro della decisione della finanza. Per questi importanti, eh, sono andato troppo oltre i cinque minuti che mi avete dato. Eh, comunque... No, però ci ho dato degli spunti interessanti che ecco. riprenderemo sicuramente Quindi, nella fase conclusiva di questo panel. Eh, a questo punto eh, Tiziana Lippiello, rettrice dell'Università Ca Foscari, a lei, chiediamo eh, dal suo osservatorio globale quali sono le maggiori sfide del territorio e eh, qual è l'impatto dello scenario internazionale sullo sviluppo locale. Grazie, In, mi sentite? Sì, innanzitutto buonasera a tutti e eh, ringrazio il Presidente di Fondazione Venezia e il Presidente di CDP per avermi invitata a questo importante confronto. Eh, è importante che ci confrontiamo fra di noi perché singolarmente ci conosciamo e facciamo così insieme, però un confronto così globale non, io, per, per me è la prima volta. Ehm, credo che la prima parola che vorrei usare è coesione, la necessità di coesione, di fare rete veramente su progetti concreti. E la pandemia ci ha costretti, almeno noi, mondo universitario, a fare questo: a dialogare, a fare rete per risolvere i problemi che ci, ci siamo trovati ad affrontare, quello della didattica. E noi italiani siamo stati i primi tra gli europei ad andare online e a fornire servizi e didattica agli studenti. Ma eh, torno, torno a cosa può fare l'università, noi eh, siamo un'università di eh, 23.000 studenti e 1.500 dipendenti più o meno tra personale docente e personale tecnico amministrativo e eh, quindi abbiamo un ruolo abbastanza importante in questa città. Eh, ma non tutti gli studenti sono residenti qui. Noi abbiamo avviato questo progetto con CDP di social housing, la sfida futura, secondo me, è l'internazionalizzazione incoming, avere sempre più studenti che si iscrivono a Foscari e in tutte le università del Veneto. Tra l'altro, noi abbiamo anche questa fondazione di cui fa parte anche il presidente Carraro, fa parte anche Confindustria Veneto, eh, che è la Fondazione Univeneto. Per cui eh, ci sono le quattro università: UAP, Architettura, Ca Foscari, eh, eh, Verona, l'Università di Verona e l'Università di Padova. Quindi la, la prima cosa da fare è lavorare in rete. Quale contributo possiamo dare? Eh, innanzitutto il PNRR ci darà un'iniezione uh, un di risorse che l'Università italiana non ha mai conosciuto e che non conoscono nemmeno le università europee oggi. Loro sono molto stupite dal sapere che noi avremo questa grande opportunità che dovremo uh, utilizzare al meglio, eh, insieme alle aziende, insieme ai comuni, insieme alla Regione, insieme alle istituzioni. E questa opportunità, quella del PNRR, ci consentirà di cambiare volto, cioè saremo, diventeremo un'istituzione a servizio del nostro territorio, ma le aziende dovranno collaborare realmente con noi perché, perché i nuovi ricercatori saranno ricercatori che lavoreranno. Per le aziende, i nuovi ricercatori, i nuovi dottorandi, questo è il senso del PNRR, cioè far sì che l'università sia sempre più immersa nel proprio territorio e non parlo solo della regione ma parlo di tutta l'Italia perché sono progetti in rete con le altre università e con le altre aziende e eh, dare profili nuovi. Ehm, professionalità nuove, costruite insieme alle aziende. Ecco perché penso che sia molto importante iniziare ad avere un patto fin d'ora, sia con le istituzioni, sia con le aziende, per costruire progetti comuni. Sull'internazionalizzazione, Cafoscari ha, ha un primato in questo, anche oggi sono usciti i risultati census, non so se li avete visti. Kaffoscar è prima nell'internazionalizzazione, ma questo non è il merito di nessuno, è il merito della città, è il merito dell'università, l'università che è sempre stata proiettata proprio come la città che la ospita all'internazionalizzazione, soprattutto verso est, seguendo le orme di Marco Polo, ma in tutto il mondo. E ora stiamo lavorando a progetti internazionali. In questi anni non ci siamo fermati, abbiamo molti rapporti con l'Asia, con, con gli Stati Uniti. In Europa abbiamo un'alleanza europea che coinvolge Parigi, lo, eh, le università della, della Germania, della Romania, eh, il Portogallo, la Spagna. Allora la sfida è eh, lavorare insieme nell'internazionalizzazione, cogliere anche gli interessi delle aziende per esempio la Romania è interessante per Confindustria faccio un esempio, potremmo lavorare insieme insieme alle altre università coinvolgere le aziende questo possiamo fare e eh, soprattutto offrire poi opportunità di professionalità ai nostri giovani perché come ha detto la dottoressa noi dobbiamo puntare a quello che volgarmente viene chiamato il capitale umano che sono i nostri giovani un'ultima nota valorizzare di più ehm, la cultura Certamente i progetti futuri, anche l'agenda della Commissione europea è eh, innovazione tecnologica e eh, eh, ovviamente sostenibilità ambientale, sociale e economica, ma noi in Italia dobbiamo valorizzare di più la cultura e i beni culturali perché si parte da lì. Nel mondo ci chiedono questo, il turismo e cultura e soprattutto una regione così ricca di cultura come il Veneto, ma tutte le regioni italiane a mio avviso devono valorizzare di più i beni culturali perché è veramente il volano dell'internazionalizzazione del nostro Paese. Grazie. Bene, grazie, ringraziamo la rettrice. Uh, Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, sindaco di Treviso, una città importante della regione. Quali sono le priorità e le necessità degli enti della pubblica amministrazione, quindi gli enti locali invece? Quindi, cosa chiede lei a Qua, CDP? Quanto tempo ho per le priorità? No, in realtà, guardate, grazie intanto per l'invito e complimenti e buon lavoro a CDP e a SACE in questa nuova sede che ci voleva francamente perché la vicinanza nel territorio è un qualcosa di davvero importante. Prima si diceva che eh, Cassa Depositi e Prestiti nasce appunto come la Cassa dei Comuni no? e per fortuna non siete più solo quello, nel senso che oggi che stiamo vivendo in un'era di transizioni di tutti i tipi, le amministrazioni locali rischiano di subirle totalmente queste transizioni perché poi chi, fa, chi ha la fortuna e l'onore, e io ne rappresento 585. In Veneto di indossare la fascia tricolore deve fare i conti con l'organigramma, con le competenze e con le sfide del presente per scrivere il futuro dei nostri territori, perché quando si parla di PNRR... È tutto bello quando si parla in televisione perché si parla di una montagna di miliardi, milioni di euro, rigenerazione urbana, poi però devi fare il conto con il dirigente, l'ufficio tecnico, la ragioneria e, e quindi il tempo passa inesorabile perché quando il Ministero butta fuori un bando è composto da una cifra e da una data che sono delle scadenze inesorabili. E la verità è che se noi non vogliamo subire questa transizione dobbiamo innanzitutto fare un esame di coscienza su quelli che sono i nostri limiti come comuni. I nostri limiti oggi purtroppo sono rappresentati da, dagli organici e dalle competenze, ma la sfida è oggi e quindi noi non avremo il tempo e la pazienza per poter formare una generazione di dirigenti, di dipendenti, perché una volta ottenuto quello il tempo sarebbe scaduto. Per fortuna però in Cassa Depositi e Prestiti troviamo un partner ideale di competenze, di consulenze, che ci accompagni in un percorso che noi vogliamo vincere e vogliamo governare, che è quello della transizione. Noi siamo qui per scrivere il futuro dei nostri territori, l'informazione che arriva dalle tv crea anche una certa... Un certo desiderio di crescita anche nella testa dei nostri cittadini e quindi le aspettative nei confronti degli amministratori continuano a crescere. Poi tu hai poco da dire al cittadino: Guardi, io non, non ho il dirigente, non ho il segretario, eppure sono problemi che ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Ma con cassa, depositi e prestiti, devo dire che con un livello di umanità straordinario, non lo dico. Perché sono qui oggi, l'ho detto anche in un'altra occasione, ma io cito i miei due riferimenti, Palmieri e San Bugaro. Sono due persone straordinarie, ma voglio dire, Palmieri e San Bugaro in realtà rappresentano la squadra di CDP, perché credo che, insomma, la politica sia esattamente quella. Però rappresentano delle persone preparate, sensibili, attente e presenti, che sono quanto di più che un amministratore può desiderare. Stiamo costruendo. Un progetto a Treviso, proprio con loro, insieme a un'altra realtà statale molto importante. Adesso non dico proprio tutto, però dico i contenuti del progetto per dire come, studiando, collaborando, analizzando, incontrandosi, possono nascere dei progetti che sono dei progetti pilota a livello nazionale. Perché per la prima volta, nella, in questo caso nella mia città, però i progetti in realtà quelli belli a livello veneto sono davvero tanti perché io copio tutti i giorni dai miei colleghi, approfitto per salutare anche l'assessore Calzavara con il quale stiamo facendo un lavoro fantastico, per la, però per la prima volta grazie al supporto tecnico di CDP potremo parlare di un progetto legato alla, alla famiglia, quindi alla natalità, esattamente quel problema che ahimè sta caratterizzando i nostri territori. Noi stiamo gettando le basi per un progetto che va esattamente in controtendenza. E questo sarà un progetto che scriverà la storia certamente della mia città, della mia comunità, ma sono convinto che poi da lì nasceranno altri progetti simili eh, costruiti con le stesse caratteristiche. Tutto questo l'abbiamo potuto fare perché c'è stata la consulenza di cassa depositi e prestiti. E quindi io veramente a nome dei 585 sindaci. Veneti, e ci tengo a sottolineare nel dire una cosa, virtuosi, virtuosi. e dite, beh, beh, è scontato essere un sindaco virtuoso, in realtà a livello nazionale non è esattamente così, trovare una regione con tutti i sindaci virtuosi, cioè tutti i sindaci che non hanno mai speso un euro in più di quello che potevano spendere, significa però avere la possibilità oggi di investire e credo che, la consulenza che Cassa Depositi e Prestiti oggi ci dà ci dà la possibilità di fare degli investimenti intelligenti, cioè investimenti che poi generano ricchezza, che generano servizi e che generano crescita nella nostra comunità. Questo per noi è assolutamente fondamentale. In un periodo che vi dico, lo, lo testimonio al fatto che non si candidano più tante persone a fare i sindaci, è davvero complicato dare anche una chiave di lettura sul futuro. Molte volte ci mancano le competenze, adesso stanno per fortuna entrando delle nuove leve nei nostri organigrammi, però oggi se noi non avessimo casse, depositi e prestiti come partner in ideale delle nostre progettualità tutto sarebbe ancora più complicato. Quindi queste sono le nostre priorità, a noi ci serve consulenza, competenza, però è esattamente quello che ogni giorno... Tutti i vostri collaboratori ci danno, e questo lo dico davvero con grande sincerità. E porto il ringraziamento da parte di tutti i sindaci del Veneto perché eh, ci si sente meno soli in una sfida che siamo chiamati a giocare oggi e soprattutto che ci impegnerà nel scrivere il futuro dei prossimi 20-30 anni dei nostri territori. Bene, grazie. Presidente, il Presidente ha di fatto, ci ha portato l'attenzione sul fatto che anche dietro istituzioni che sembrano apparentemente lontane, istituzioni che vengono spesso collocate esclusivamente nella capitale, in realtà queste persone sono fatte di persone che sono sul territorio, ne abbiamo parecchie in tutta Italia, anche se appunto sui giornali non finiscono, però insomma sappiamo che ogni giorno vanno eh, dalle imprese e dagli, dai comuni eh, con cui lavora. A questo punto ci fermiamo un attimo per vedere un esempio di impresa che ha utilizzato i servizi di CDP e di SACE, quindi un esempio di sinergia tra le due istituzioni. Questo gruppo è un gruppo partito da una famiglia, poi negli anni si è allargato in tutta l'Europa. La Florian è un'azienda familiare nata negli anni 50, è un settore del legno duro, legno di latifoglia. Le foreste devono essere salvaguardate e per questo noi siamo certificati FSC. Su tutti i siti del gruppo Florian le trasformazioni sono tutte a emissione zero. In questi ultimi periodi molto difficili tutto il gruppo in tutta Europa ha deciso di fare un bonus per aiutare i dipendenti in questa situazione difficile. Grazie a CDP e SACE ci è stato erogato un bond di 25 milioni di euro per dar seguito agli investimenti sul settore energetico. Abbiamo apprezzato molto la rapidità in cui CDP e SACE ha erogato questo bond. In questo settore della materia prima si possono aprire delle opportunità importanti in cui la CDP e SACE potrebbero essere dei nostri partner. L'applauso va ovviamente all'imprenditore, insomma, di imprese. Esempi virtuosi dell'imprenditoria Veneto come questo ce ne sono tanti, ne avremmo potuti veramente eh, portare qui parecchi. Eh, io devo dire passiamo a questo ultimo giro eh, di, di domande, ma eh, credo che le domande siano arrivate dai nostri ospiti, e quindi mi sento in realtà, ho visto anche appuntare qualche appunto, appunto eh, sia quando parlava il presidente, la lettrice, il presidente Di Anci Veneto. Eh, cosa vogliamo dire ai nostri guarda Marco sentendo quello che diceva il presidente Carraro mi è venuto in mente una cosa che quando studiamo negli Stati Uniti ad Harvard Business School c'era un professore che chi ha fatto economia conosce che è Michael Porter famoso delle cinque forze del mercato eccetera e Michael Porter ha teorizzato sempre ha fatto tutti i lavori sui cluster industriali e Michael Porter quando era lì parlava del Veneto. Allora, eh, eh, molto spesso siamo portati a sottovalutare eh, il fatto che comunque il Veneto, ma in generale anche in altre parti dell'Italia, ci sono delle eccellenze. Ci sono delle eccellenze. Quello che è importante spesso è fare sistema. Quindi oggi la presenza con Alessandra qui è, è proprio un messaggio che dobbiamo fare sistema e quello che dobbiamo fare noi è far conoscere. I prodotti, guardate che l'Italia mette a disposizione tanto per il mondo delle imprese, ma tanto nella parte equity, nella parte debito, nella parte garanzie, che forse è la cosa di cui c'è stato più bisogno durante la pandemia. E questo va, va combinato con, con tre leve importanti, che sono poi l'episodio che abbiamo visto, l'immagine che abbiamo visto, che sono innovazione, perché senza innovazione ci fermiamo e lo sappiamo, e i dati che abbiamo visto sul Veneto sono dati incoraggianti. I dati di brevetti, i dati dell'accesso all'innovazione in Industria 4.0, la sostenibilità, perché ormai è chiaro che un'impresa, anche per affacciarsi ai mercati, deve dimostrare di essere sostenibile. Le certificazioni, i pannelli sui capannoni sono, sono dei messaggi. Quindi sostenibilità, innovazione ed export, perché la proiezione naturale dell'imprenditoria italiana è sempre stata all'estero. Quindi tutte queste cose vanno combinate e dobbiamo essere intelligenti a sufficienza di combinare tutte le risorse disponibili. Quando parlo di fare sistema non parlo solo di noi, di Sace, ma noi abbiamo firmato l'altro giorno con Giovanni. Siamo andati a Bruxelles, abbiamo firmato come cassa il primo contratto nell'ambito di InvestEU per fornire servizi di advisory. Vi posso anticipare che stiamo lavorando anche su un'altra serie di prodotti che fanno leva sulle risorse europee, che permetteranno a cassa di sviluppare prodotti dal venture debt a eh, basket bond. Abbiamo fatto un'operazione con l'European Guarantee Fund. Mettere a sistema risorse europee con risorse di cassa significa per noi poter prendere più rischio perché siamo garantiti dai fondi europei. Prendere più rischio vuol dire combinarci meglio col sistema finanziario privato, con le banche commerciali, col sistema del credito e quindi avere quell'addizionalità che permette di unire le forze e fornire ancora meglio sistemi alle imprese. Quindi InvestEU sarà dopo il PNRR un'altra spinta in più. Mi, mi, mi fermo un attimo sul PNRR. Mi fa piacere, Sindaco, sentire quello che ha detto, perché una delle la maggior vittima delle crisi che abbiamo vissuto è stata proprio la Pubblica Amministrazione, dove le persone brave se ne sono andate e dove le sfide però sono aumentate, non sono diminuite. Nel piano industriale abbiamo messo molta enfasi sul rafforzamento delle capacità di advisory di cassa. Siamo anche facendo del recruitment apposta, abbiamo creato i tre centri di competenza nell'energia e nell'ambiente, nell'innovazione e nella competitività e, nel, eh, e, e diciamo nel settore delle infrastrutture e in particolare delle infrastrutture sociali, perché ci rendiamo conto che le sfide sono oggi, ma mentre le persone che stanno arrivando dare un potranno dare un contributo effettivo, eh, ci vuole del tempo perché nessuno viene assunto dalla pubblica amministrazione e il giorno dopo sa scrivere un decreto, sa scrivere un bando. Quindi ci stiamo focalizzando questo. In particolare, e concludo, nell'ambito del PNRR abbiamo lanciato una piattaforma innovativa che è stata presentata anche in Europa, che ha avuto il plauso dell'Unione Europea, che si chiama Capacity Italy, dove i comuni possono accedere, per il momento c'è, una parte diciamo orizzontale che spiega come si fanno i bandi dove c'è un aiuto da parte di Cassa, di Invitalia e poi c'è un verticale per il momento sulla parte della sanità ma presto saranno presenti anche gli altri verticali. È un modo attraverso una piattaforma innovativa per noi per essere vicini ai comuni perché se non parte una spinta forte per mettere a terra gli investimenti proprio dal basso dai comuni, oltre che ovviamente noi forniamo anche assistenza allo Stato, ci rendiamo conto che la sfida del PNRR è difficile a crescere. Quindi le competenze sono un elemento portante per vincere la sfida le sfide in generale e quelle del PNRR in particolare. E Cassa, le posso assicurare, mi fa piacere, ovviamente ha, ha, ha messo un bel puntello per il bonus dei ragazzi qui di Cassa, ma... <ride> e, se lo, e, se, e se lo meritano tutti sicuramente. Ma vi assicuro che Cassa sarà ancora più presente con ancora più risorse sul territorio. Bravi eh, ragazzi. Comunque. Eh, invece, Alessandra Ricci, eh, abbiamo visto una storia di, di, di sostenibilità, che è quella di Florian, cioè un'impresa che ha saputo investire. Ah, Un'operatività molto recente di SACE, tra l'altro, è eh, proprio quella che riguarda la garanzia green. Puoi parlarci di questa. Allora. Stiamo litigando con i Amo. microfoni? No. Allora, sì, le garanzie. Sostenibilità, che era l'altra chiave diciamo, delle direttrici del successo per le imprese, perché non c'è, diciamo, innovazione se non c'è sostenibilità. E se prima era percepita semplicemente come qualcosa che devo fare perché mi devo rendere sostenibile agli occhi di qualcuno, a questo punto deve essere letta in chiave di opportunità di crescita, perché sostenibilità vuol dire minore impatto sull'ambiente, vuol dire risparmio delle risorse dell'ambiente, ma anche costi per l'impresa stessa, e posizionamento in un environment che cerca sempre di più di fare investimenti sostenibili. Quindi significa minor rischio di avere situazioni avverse, perché semplicemente avremo meno contenziosi e avremo anche più capacità di attrarre finanziamenti come investitori in equity e come investitori anche nel mondo del bond. Per fare tutto questo, nel, come diceva Marco, nel dicembre del 2020 eh, a SACE è stato richiesto di diventare in Italia la, la società che poteva emettere garanzie a sostegno degli investimenti sostenibili. Investimenti sostenibili che devono essere in compliance con quella che è la normativa europea in tema di investimenti sostenibili. Quindi tutti quegli investimenti che raggiungono uno dei sei obiettivi, adesso non li sto qui a denumerare, che sono efficienza energetica, minore impatto sull'ambiente, riciclo delle risorse. Per fare questo a Stacea è stata data la possibilità di mettere garanzie fino all'80% su finanziamenti, emissioni di bond, emissioni di cauzione, ogni qualvolta esiste un investimento che viene realizzato da un'impresa italiana in Italia. E questo è un, è un punto fondamentale. In questo caso non stiamo parlando di export e di internazionalizzazione, stiamo parlando di investimenti sul territorio italiano. Per fare questo SACE si è attrezzata e qui è fondamentale il tema delle competenze, perché po come potevamo farlo? Siamo stati in grado di farlo e la misura è stata messa a terra molto velocemente. Perché? Perché diciamo, facendo leva su quelle che erano le esperienze interne, sull'export e l'internazionalizzazione, dove il tema dell'impatto ambientale è sempre stato al centro, su questo avevamo creato una nostra unità interna che fa valutazioni eh, di impatto ambientale, siamo riusciti su questo a fare anche valutazioni di impatto ambientale delle operazioni in Italia. In, di fatto dal dicembre 2020 ad oggi abbiamo in questo momento garantito circa 5 miliardi di operazioni, ma 5 miliardi di operazioni dove all'inizio ritenevamo che fossero soprattutto relative a grandi imprese, in realtà quello che ci siamo resi conto è che sostenibilità è un qualcosa che viene realizzato da tutto il mondo, cioè dal mondo delle grandi imprese, dal mondo delle medie imprese, dal mondo delle piccole e medie imprese. E per fare questo e cercare di raggiungere eh, tutte diciamo, le, le realtà industriali abbiamo sviluppato una serie di convenzioni con il sistema bancario. Perché abbiamo sviluppato le convenzioni con il sistema bancario? Nel, finalità di semplificare il processo per l'azienda. Abbiamo creato una checklist che eh, aiuta l'azienda a capire se l'investimento che andrà a realizzare può essere ritenuto sostenibile ai sensi della eh, tassonomia europea. E il fatto che venga data questa compliance con la normativa europea è un qualcosa che oggi in Italia fa solo SACE. Ed è un carattere distintivo, perché voi sentirete parlare di green da parte di grandi del sistema bancario. Ma oggi l'unico che riesce a dare una, eh, un timbro del fatto che quell'investimento è compliant con la normativa europea è SACE. Il, le convenzioni bancarie hanno fatto sì che abbiamo semplificato quello che è l'iter per le imprese, andando a diminuire quello che è il tempo eh, attraverso il quale andiamo a gestire le operazioni e soprattutto creando una piattaforma online attraverso la quale la banca può fare la richiesta di garanzia SACE. E questo diciamo, facendo un po' eh, imparando da noi stessi. Eh, come diceva Dario, il tema delle garanzie è stato fondamentale durante il periodo Covid. Come sapete, a SACE è stata assegnata. L'emanazione della cosiddetta Garanzia Italia, che erano tutte le strumenti di garanzia a supporto della liquidità, soprattutto del mondo delle mid cap e delle grandi imprese. Il Fondo centrale di garanzia si è occupato del mondo della piccola e media impresa. 41 miliardi di garanzie rilasciate. Ma per fare questo e farlo in tempi rapidi, perché era quello che il mondo ci chiedeva, ovvero rilasciare garanzie in due giorni, abbiamo creato una piattaforma informatica attraverso il quale venivano fatte queste richieste. Partendo da quanto avevamo imparato su garanzie tali, abbiamo detto che qualche cosa può essere riutilizzato e messo a sistema e lo abbiamo fatto attraverso le garanzie green, con cui stiamo andando avanti e sempre più su cui abbiamo lavorato e lo abbiamo visto. Nel caso dell'operazione Pocanzi presentata, ma anche con altre, con Cassa Depositi e Prestiti, come finanziatore e sace che mette le garanzie, come con tutto il sistema bancario laddove esista un investimento green, che vuol dire sostenibilità, vuol dire minore impatto sulle risorse e deve essere in mantra per il futuro di tutti noi. Bene, non, non vado molto lontano a livello di tema, eh, abbiamo pochi minuti, però Presidente Carraro, so quanto Confindustria Veneto eh, stia eh, portando all'attenzione di tutti il tema della transizione energetica, un tema chiave, eh, Garanzia Green va diciamo, in quella direzione evidentemente. Quali sono le sfide principali che stanno vivendo le aziende venete? La strada, ehm, la strada è questa la strada è quella della sostenibilità è quella del green ma ricordiamoci che sostenibilità vuol, non vuol dire soltanto green ma vuol dire anche sostenibilità dei lavoratori e delle, eh, eh, delle comunità, eh, noi abbiamo le idee, noi abbiamo le capacità abbiamo bisogno poi anche di chi ci supporta poi nella, eh, nella pratica qui possiamo trovare sicuramente e troveremo e chiederemo nei prossimi mesi sicuramente eh, eh, aiuto. Uh, io su questo personalmente eh, mi sono preso anche la sfida, ce la siamo presa io e la rettrice eh, Lipiello, eh, abbiamo, eh, che siamo nel board insieme con il presidente Zai, il sindaco eh, Brugnaro, i vertici di Eni è e Saimp quindi di grandi aziende presenti su Venezia con un progetto che si chiama Venezia capitale mondiale della sostenibilità, un progetto che vorrà guardare la sostenibilità a 360 gradi proiettata a tutto il Veneto su quelle filiere dell'innovazione eh, soprattutto tecnologica che vuol dire idrogeno che vuol dire eh, elettrico veicoli, veicoli libri e questi qui sono eh, sono, filoni, eh, sono filoni sulla quale tutte le nostre imprese si stanno impegnando, non è più una questione di moda chi oggi nei mercati uh, um, come per vendere prodotti sa l'attenzione che c'è a questo tipo di prodotti chi oggi nei mercati finanziari, e io lo sono stato con l'emissione di un paio di bond negli ultimi due anni, sanno che molti sottoscrittori Oggi non guardano solo al prodotto, ma guardano anche al fatto che sia un'azienda sostenibile per l'ambiente e per tutte quante quelle cose là. A partire da quell'interessantissimo progetto, secondo me, e qui poi chiuderò su questo perché è un messaggio che volevo lanciare sulla famiglia, noi abbiamo uno, un grave problema nel nostro paese, ma ce l'abbiamo in questa ragione. Che è nella natalità. Uh, se oggi, uh, anche se oggi invertissimo il trend, il trend, non avremo nessun effetto per i prossimi 20-30 anni. Allora, siccome noi vogliamo crescere, parte di questa crescita sarà data da maggiore produttività, da maggiori automatismi, dobbiamo pensare anche a, eh, e qui eh, ne abbiamo parlato. Social housing eh, a, a avere degli investimenti seri e mirati per poter avere dei collaboratori che non verranno magari dall'Europa, che potranno venire dal Nord Africa. È eh, una cosa che non dobbiamo avere paura e eh, dobbiamo gestirla. Dobbiamo fare della formazione eh, in quei paesi, dobbiamo fare delle abitazioni che siano degne per delle persone che devono venire qui a lavorare, non per fare lasciate passare la parola, gli schiavi, ma per fare dei lavori, dei lavori ad, alto, ad alto valore aggiunto, perché poi la sfida sarà anche per questo territorio, e, e, e a braccetto con l'innovazione che faremo, per alzare il valore aggiunto dei nostri prodotti e per renderci meno, eh, meno eh, mh, aggredibili da altri, da altri paesi in via, in via di crescita. Grazie. Rettrice, quindi sempre non andando lontano da questo tema, di fatto eh, mi pare che sia chiaro il suo appello alla coesione, all'inclusione, eh, un appello ancora valido su questo tema. Eh, che cosa stanno facendo le università? Che cosa sta facendo l'Università Ca Foscari? Eh, stiamo lavorando con le, con le imprese come ha sentito, ma eh, il percorso è lungo e, e non è facile. Noi abbiamo un, un grosso problema qui in Regione Veneto di fuga di talenti. Talenti che, non talenti che noi formiamo e poi non, non desiderano tornare. Perché? Perché non abbiamo una strategia e non eh, offriamo oh, abbastanza opportunità di crescita professionale. So che il, che il Presidente Carraro pensa che sia una questione di stipendio di salario e anche quello sicuramente, ma i tanti giovani che ho incontrato anche in questi anni, i nostri laureati a Bruxelles piuttosto che a Baku o a, a, negli Emirati Arabi, dicono che il problema non è tanto questo e certamente questo, quanto la mancanza di una strategia e di una possibilità di crescita professionale. Il, la Regione Veneto è una delle... l'Italia è al quintultimo posto per eh, eh, giovani con la laurea. In Europa. Quindi siamo dopo la Repubblica Ceca, dopo altri paesi che noi pensiamo essere economicamente meno evoluti del nostro, eh, ma le aziende hanno non hanno investito sulle lauree purtroppo. Hanno, eh, ci sono delle statistiche fatte da Veneto Lavoro e elaborate anche dai nostri statistici per cui hanno assunto persone. Senza titolo di studio, quindi professionalità basse, pagato meno, e questo avrà una conseguenza anche in termini di innovazione perché se non, se non si investe sui talenti giovani, è chiaro che questi fuggiranno e non porteranno le loro competenze nelle nostre aziende. Quindi qui, questo è un problema che credo dovremo affrontare insieme con le aziende che, a cui dovremo chiedere di investire di più perché i giovani tornerebbero in Italia. Il nostro è uno dei paesi più belli del mondo e la qualità della vita è al però abbiamo questo problema della, delle fughe dei cervelli. Anche noi all'università non riusciamo ad attrarli abbastanza perché gli stipendi non sono competitivi, quindi c'è un grosso problema. Certo. Prego, prego. L'applauso. Posso rubare solo un minuto per dire quanto bravi siamo? Perché siamo, abbiamo meno laureati, paghiamo di meno e siamo primi nelle classifiche. Pensate. Quanto poco, basta, quanto poco basta, quindi per rinvertire eh, la rotta tutti insieme e per fare una crescita che veramente nei prossimi anni ci aspettiamo da Baldi. Chiudiamo con eh, il presidente Conte. Eh, investimenti, PNRR, abbiamo capito che le competenze sono una, un fattore chiave per i, per i comuni. Come si stanno attrezzando i comuni? Che cosa, eh, qual è la priorità del momento? Sì, è chiaro evitare? che non bastano solo i soldi, anzi certe volte avere i soldi ma non avere la competenza e la progettualità per investirli forse è più dannoso e meglio non averli. Però nel caso dei sindaci veneti, e qui ringrazio abbiamo anche il dottor Muoio, ringrazio anche il direttore Rappicavoli. stiamo facendo un lavoro straordinario di formazione dei, dei nostri amministratori, dei tecnici, comunali in, nella pandemia durante la pandemia abbiamo approfittato per aprire un cantiere di formazione di tutte quelle figure amministrative siamo la prima ANCI regionale in Italia per formazione e lo dico anche con un pizzico di orgoglio siamo la prima ANCI italiana che due anni e mezzo fa ha cominciato per esempio a parlare di comunità energetiche quando il conflitto in Ucraina. Eh, non c'era, non si parlava di dipendenza energetica. Ma avevamo cominciato un dibattito, un'analisi su quelli che erano i costi di gestione dei comuni perché chi fa il sindaco impara a tagliare, 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 tagliare. Per tagliare devi trovare delle soluzioni alternative. E siamo stati la prima ANCI a firmare anche un protocollo con un'azienda per cominciare a progettare nei primi dieci comuni le prime comunità energetiche. Dico questo perché, insieme alla Regione Veneto, e lo ribadisco perché mai come in Veneto ANCI, cioè quindi Comuni e Regione dialogano in sinergia totale sia da un punto di vista di visione che da un punto di vista di metodo stiamo creando un modello basato sulla formazione, basato sulla visione, basato sulle competenze poi chiediamo ovviamente i soldi, e li chiediamo a tutti compresi a Cassa Depositi e Prestiti però ci teniamo in Veneto per mantenere quella virtuosità che ci caratterizza Prima di chiedere i soldi dobbiamo capire dove vogliamo andare, come li vogliamo investire e soprattutto che ritorno avranno nella nostra comunità. Quindi credo che questo contribuisca a creare e a rafforzare che il modello veneto che ci sta regalando tante soddisfazioni. Oggi il modello veneto si deve adeguare a quelle che sono le nuove sfide del futuro, con le nuove problematiche che lo dicevo prima, è proprio una lotta contro il tempo perché i problemi. Sono precipitati e sono diventati tantissimi, c'è stata un'accelerazione impressionante nel cambio di visione, nel cambio di mentalità, nel cambio di abitudini, nel cambio di visione anche dei nostri cittadini e quindi la responsabilità di ANCI è quella di formare e aiutare, accompagnare soprattutto gli amministratori, perché noi rappresentiamo gli amministratori, a questo cambiamento e poi far conoscere quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, perché troppe volte... Lo dico con grande sincerità, sia a livello europeo ma anche a livello nazionale e CDP, ad esempio, i sindaci perdono delle opportunità perché non conoscono il fatto che ci siano. E quindi noi, attraverso convegni, adesso vanno di moda i webinar, le call, gli incontri, tutto, diciamo, ogni strumento è buono. Però stiamo mettendo a conoscenza gli amministratori di un sacco di nuove opportunità, di un sacco di belle opportunità che possono portare un valore aggiunto alla comunità. Ricordo che. Uno degli elementi che caratterizza il nostro territorio è la qualità della vita. Ecco, ogni opportunità che noi sapremo cogliere, anche grazie a voi, sarà eh, d'aiuto per continuare a alzare quell'asticella della qualità della vita, soprattutto in momenti così duri come quelli che stiamo vivendo. Bene grazie A questo punto prego ringrazio i nostri ospiti. Eh, è stato, sono stati molto chiari i messaggi. E come dire, gli spunti che ci sono stati dati, ci avviamo alla conclusione. Eh, chiamo sul palco Francesco Calzavara, assessore al bilancio, affari generali ed enti locali della Regione Veneto. Prego, assessore. Grazie, una buonasera a tutti. Un grazie per l'invito che mi permette di portare il saluto del presidente Luca Zaia, della giunta regionale e di tutta l'amministrazione regionale. Beh, eh, in qualche minuto far sintesi di tutte le suggestioni che ho sentito in questo ultimo panel, in particolar modo è estremamente difficile perché insomma, da eh, l'idea della complessità eh, che una regione sta affrontando cercando di disegnare anche dei nuovi scenari di questa regione, però io partirei da, dalla slide della dottoressa Togni, perché secondo me dobbiamo partire da là e dalla consapevolezza di quelli che siamo perché se ci raccontiamo un po' meglio e se siamo un po' più orgogliosi di quella slide, secondo me abbiamo anche più forza di affrontare le sfide del futuro attraverso tutti gli strumenti che metterà a disposizione anche CDP e SACE. E quella è un, una slide che racconta di un Veneto straordinario che fa, vede metà di quelle presenze turistiche a cui faceva riferimento arrivare nelle spiagge con una strada degli anni 40. E vede queste aziende che continuano a competere a livello internazionale senza la banda ultralarga e con grossissimi problemi di connettività. Quindi, lo sforzo che vedete all'interno di, di quelle slide è straordinario rispetto ai nostri competitor in giro per l'Italia o per l'Europa. E quindi va dato merito a tutti gli attori che hanno contribuito a far sì che questi straordinari risultati fossero conseguiti, che è il frutto di quella coesione, devo dire, poi non è così organizzata come sembra, insomma, ma c'è tra la regione, i comuni, gli imprenditori, un po' meno le banche, e, e che ha fatto sì che questo risultato si, si conseguisse, si vedesse qualcosa di, di straordinario. Partendo adesso da quel risultato, cosa dobbiamo cercare di fare? Di utilizzare al meglio i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Esilienza, su questo non vi nascondo le mie perplessità nel senso che almeno per il momento quello che ha, ha visto la, la, la regione poco coinvolta nella stesura o quantomeno nel coinvolgimento su progetti che avessero un'area vasta, si rischia di fare progetti che sistemano un piccolo paese, un piccolo computer, una piccola... Un, 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 qualcosa che, che, che non ci dà l'idea che questo Paese nel 2026 sia migliore rispetto a quello che viviamo oggi. Io spero che si cambi passo, che si comprenda che ad esempio le... prego, prego, la ringrazio ancora. Spero che ancora ci sia tempo per comprendere come le regioni sono un elemento trainante nell'utilizzo e nel far atterrare al meglio queste risorse, naturalmente con uno stretto rapporto con l'Anci, che poi sono quelli che, che dovranno riuscire a, a spendere questi soldi, a spendere e a ridicontarli entro il 2026. E quindi io spero che si possa, nel corso delle prossime settimane, vedere una regione maggiormente coinvolta. Una regione come dicevo, soffre di, di infrastrutture, ma ha avuto modo anche nel corso di questi anni di dare dei segni di, di capacità di risolvere i problemi. Quindi è anche il momento per ringraziarvi per il sostegno che Cassa Depositi e Prestiti ha avuto nei confronti della pedemontana veneta. Fra, abbiamo inaugurato un altro tratto uh, venerdì scorso, si sta completando questa straordinaria infrastruttura che tra l'altro dà finalmente la possibilità a uno dei distretti più incredibili dal punto di vista della produzione e dell'innovazione di avere finalmente accesso alle, do, alle grandi dorsali nazionali ed internazionali. Era eh, isolati lì. Eh a pensare, a fare, a produrre chini sul fatturato, come si dice nel nostro territorio, oggi li mettiamo anche a disposizione una strada che gli permetta di connettersi al mondo. E colgo due, due mh, suggestioni che, 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 che secondo me sono interessanti. Quella di, di che Veneto sarà nel 2050, il trend demografico ci dà il Veneto a 4 milioni di abitanti, oggi siamo circa 5-4 milioni di abitanti. E quindi una delle discussioni, io sono stato un po redattore della legge sul consumo del suolo, la grossa discussione anche nella rigenerazione urbana era facciamo case per chi? Chi facciamo case che non abbiamo più abitanti? Le faremo per renderle maggiormente energetiche, più belle, sicuramente migliori rispetto a quelle costruite negli anni '60 dai geometri veneti. Arriverà anche un po' di qualità di carattere architettonico, ma una riflessione la dobbiamo fare su qual è il Veneto che, che, che vogliamo possa essere effettivamente diverso rispetto a quello che abbiamo. E qui, secondo me, si innesta parallelamente il tema della capacità di attrazione del Veneto in futuro e secondo me il ruolo che deve avere Cassa Depositi e Prestiti è, è poi bisogna capire dove lo, lo farà questo, no? Però la trasformazione della piccola media impresa che è Quel risultato che abbiamo visto all'interno di quella slide, no? poi ci sono le grandi imprese fortunatamente, però gran parte del risultato nel 2008 e nel 2011 è perché c'è questa capacità incredibile dei Veneti che dopo due giorni che vedono fermo un tornio perché non hanno più lavoro, girano il tornio dall'altra parte e fanno un altro tipo di lavorazione e questa è la capacità a cui facevo riferimento la resilienza e la reattività dei veneti che ci ha visto essere performanti nel 2008, essere performati nel 2011, essere performati durante la pandemia. Questa è la nostra il nostro DNA che però diventa anche il limite nel momento in cui abbiamo delle un'incapacità di condividere questa genialità, no? E quindi tutte microimprese senza avere la capacità di farla diventare qualcosa di un po' più grande. E deve diventare un po' più grande e qui mi collego a sia all'aspetto della natalità sia al tema dell'attrazione, perché il tema vero è riuscire a far sì che ci siano delle imprese affinché questi giovani che giustamente devono andare all'estero a fare delle esperienze, sono esperienze straordinarie, credo che gli, gli permetta di costruire, ma devono avere poi una, un, un atterraggio all'interno di aziende dove che al di là dell'aspetto remunerativo, che è sicuramente importante, gli diano spazio alle competenze perché se io posso darti anche 200 euro in più al mese, ma se non riesco a fare quello per cui ho studiato tutta la vita e che ho trovato in giro per il mondo, non tornerò mai più qua. E quindi questo insieme di cose, di competenze, di luoghi dove potersi affermare, legati a un progetto che adesso cercherò di comprendere con Mario, perché credo che sia anche questo, eh, sia, sia una risposta verso il Veneto che vogliamo costruire per il futuro, cioè quella di riuscire... A creare elementi di facilità verso la natalità e quindi poi riuscire a ricreare un tema di dove il Veneto fosse, possa essere effettivamente un luogo bello come, come lo è per, per vivere, ma anche per lavorarsi e per crescere, queste due cose devono essere messe assieme anche attraverso l'utilizzo della finanza pubblica. La regione del Veneto farà la sua parte, mi tocca ricordarlo perché così sapete che. La Regione del Veneto è l'unica regione d'Italia che non ha statuto ordinario che non applica addizionale IRPEF, sono circa 300 milioni di euro all'anno rispetto a regioni benchmark che abbiamo vicino a noi, che, che, che fanno delle politiche, delle politiche anche di attrazione. E quindi questo è un modo che il Presidente Zai ha pensato di, di, di interpretare, lasciando ai Veneti nelle tasche queste risorse, sono circa in 12 anni di governo 3 miliardi e mezzo che sono stati lasciati nei Veneti e adesso credo che sia arrivato il momento attraverso anche delle iniziative di, di, di condivisione di questi percorsi affinché il Veneto possa avere questa progettualità per disegnare un Veneto che oltre a mantenere quelle leadership che abbiamo visto all'interno di quella slide possa diventare un Veneto capace di attrarre e mantenere i propri talenti. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Grazie assessore. Grazie assessore, siamo arrivati alla fine di questo, di questo incontro, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato con noi sul palco, in pubblico in sala e chi ci segue in diretta streaming. Agli, abbiamo agli imprenditori e alle amministrazioni che ci hanno seguito, eh, raccomandiamo di metterci alla prova, abbiamo gli esperti di CDP e di SACE eh, a pochi metri da qui, vi invitiamo a prendere contatto a sfruttare al meglio le risorse, gli strumenti e le competenze che vi mettiamo a disposizione. Dopo, il, dopo Venezia il nostro rocciò prosegue, le prossime tappe saranno Firenze, Torino, Palermo. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.